praticante e diventato allievo. Ha fatto i primi passi, ma è ancora un cucciolo di pilota. E oggi per Frax è un giorno nuovo, quindi deve vuotare la coppa e liberarsi di tutti i pensieri per tornare in pista e continuare il suo percorso. Hai voglia di correre in pista? Di tornare al dojo, cioè alla pista, perché l'allievo sta migliorando ma c'è ancora tanto da lavorare e bisogna salire di livello, facendo affidamento sulla trazione integrale della Focus RS, che ha da insegnare ancora un'importante lezione. Con le quattro ruote motrici della RS sentirsi onnipotenti è un attimo, ma è proprio qui che si vede la bravura di un allievo. L'assetto è affilato come una lama e l'elettronica può anche spostare la potenza sulle ruote dietro per iniziare a sentire che sensazioni si provano nel controllare una macchina di traverso. Lo stesso si può usare con la tecnica dell'anticipo, però per recuperare una sbandata del retrotreno, quindi un sovrasterzo, si usa la tecnica dell'incrocio delle mani. Vedi, la mano passa sopra quella che è sotto, l'altra fa perno con il pollice quando la manovra è molto lenta, poi quando è veloce invece questa cosa è appena accennata, e progressivamente, vedi, velocizzando il movimento, tu ti concentri con la testa sulla parte superiore del volante e vai a passare sopra con la mano che invece è sotto e recuperi sia quando la macchina sbanda che quando riallinei. Okay. Con questa tecnica non devi mai fare do la cera e metti a giro, tolgo, certo, la cera, metto la cera e tolgo la cera. Questo è sbagliato, questo è sbagliato. Okay. Perché hai fatto comunque infatti mi sono la tecnica dell'incrocio. In quel motore mi sono tipo deconcentrato tutto, ho spezzato solo allo sterzo. È normale. Frena, dentro, sterzo fermo, gas. Ok, ok, va bene. Mustang è l'unica a non avere il turbo, ma è anche quella con più prestazioni. Domare gli oltre 400 cavalli del motore 5000 che si scaricano solo sulle ruote posteriori è roba da esperti, l'esame finale da dover superare. Trazione posteriore. Uno pensa, il motore fa girare le ruote dietro, quindi la macchina sbanda sempre dietro. In realtà è la macchina migliore per capire che cos'è, oltre al sovrasterzo di potenza che poi vedremo, il sottosterzo. Okay. Che cos'è il sottosterzo? Io giro, la macchina gira di meno rispetto a quello che io mi aspettavo perché il muso allarga. E perché la trazione posteriore
è molto istruttivo, perché il sottosterzo uno lo può provocare con tutti i tipi di trazione, anche quando non si aspetta come trazione posteriore, accelerando troppo presto in curva. Ok. Quindi prima del punto di corda io ho fretta di accelerare, accelero molto e la macchina va fuori di muso, ok? Ed è la cosa più pericolosa. Sì, poi c'è anche il sottosterzo quando uno entra troppo veloce in curva, quindi sterza oppure frena poco, e lì la gomma raggiunge il limite laterale che può dare, non tanto perché tu hai accelerato, ma perché sei entrato con troppa velocità. Okay. E lì che ho capito che se io accelero troppo presto in curva, porto il peso dietro, il muso si allarga e vado largo, vedi? Certo, vedi? Non ho più direzionalità davanti, quindi, perché a prescindere dalla trazione dietro o davanti, io sto alleggerendo davanti, dando peso dietro, in più il mio cervello dico, oh, la trazione posteriore, quindi partirà posteriormente, invece no. Allora, qui dobbiamo imparare a controllare questo allargamento. Quindi per recuperare devi levare il gas. Devi levare il gas che ridai peso davanti e tendenzialmente non continuare a sterzare dove stai dando, perché sennò stai mettendo ancora più in crisi la capacità laterale della gomma. Ok. Quindi io arrivo, ho frenato bene, non sono arrivato troppo forte per il sottosterzo in velocità, però ho fretta di accelerare e vado all'arco, vedi? Quindi devo togliere l'acceleratore, perché magari mi aspetto, adesso faccio i traversi con la trazione posteriore, invece hai sbagliato a dare l'acceleratore, ok? Seconda, dici, vabbè, ho frenato, vado dentro, tolgo il cordo, lo accelero e il muso se ne va. Sì. Vedi? Sì, sì, sì. Perché hai accelerato prima che la curva si stesse ancora sviluppandosi, sì, nel punto di corda. E questo è quello, tirato proprio dritto. È quello che volevo farti capire. Sì. Bene, sottosterzo, muso che allarga, ma siamo su una Mustang 5000 trazione posteriore, quindi dobbiamo imparare a controllare il sovrasterzo di potenza, che è simile al drifting di una 4 ruote motrici, ma è ancora più accentuato perché abbiamo potenza solo alle ruote dietro con un motorone. Quindi mettiamo in pratica tutto quello che abbiamo imparato, l'uso dello sterzo, dello sguardo, perché quando dovrò controsterzare io guarderò dall'altra parte dove dovrò recuperare la macchina. E quindi è un po', diciamo, il sommario, il riassunto di tutto quello che abbiamo visto. Io arrivo, punto di corda, guardo l'uscita, poi mi parte, guardo ancora l'uscita mentre conto sterzo. Okay. Ho guardato te apposta perché volevo vedere i tuoi movimenti fatti bene. Freno con il piede sollevato, guardo, gas e guardo là, mentre conto sterzo. Ok. Seconda. Aspetta, chiudi, manata di gas. Gas. Ok, qua, gas. Ok, ancora, terza. Aspettiamo con lo sguardo dentro, gas a piacere. Con le tecniche che ti ho insegnato in questi due giorni sei pronto per tornare sulla strada e guidare in maniera più consapevole, che sia una trazione anteriore, posteriore o integrale, non importa, ma ricorda, non basta un pezzo di carta per essere un pilota migliore. Comunque, complimenti, ti sei laureato. Grazie mille Giuliano, adesso ogni volta che guiderò un'auto penserò ai tuoi insegnamenti. Bene, adesso andiamo però, dai. Ho insegnato tutto quello che sapevo.